Oggi siamo qua a fare l'unboxing dell'ennesimo capolavoro dell'horror, uno dei classici, tra l'altro tra i meno, cioè, dei meno conosciuti, comunque non è un film di cui si sente parlare spesso, che Midnight Factory ha rieditato con un sacco di roba che ora vedremo per la sua collana Midnight Classic. Il film è Il tunnel dell'orrore. In inglese The Fun House, o anche, com'è che si chiamava anche? Ah sì, Carnival of Terror, che non è un brutto titolo, però che cazzo c'entra il carnevale? Boh, nel senso che sì, c'è il pagliaccio, ma non perché è carnevale, ma perché è ambientato in un Luna Park. Voglio dire una cosa prima: Midnight Factory ha fatto 2 anni, ha fatto gli anni. Tanti auguri. E quello che ha fatto è fantastico, perché noi potevamo continuare con la nostra vita, però senza avere tutte queste figate qua. Loro ci hanno visto lungo perché c'era un vuoto di mercato lì. Serviva un'etichetta che portasse nuovi titoli e riportasse vecchi titoli. Quindi loro hanno fatto un grandissimo lavoro. Noi ne parliamo sempre dei loro prodotti, sembra quasi che gli stiamo a leccare il culo, ma la verità è che loro sono fantastici, cioè fanno le cose con una cura, con dedizione, veramente con dedizione. Hanno pubblicato anche dei film di merda, che poi a me non piace definire i film di merda, era per fare un esempio, ma sono l'1%. Sono veramente pochissimi i film che non sono proprio belli, cioè gli altri sono tutti molto particolari, molto belli, molto underground. Molto di qui, molto di là, sono stati scovati un po' in giro, finché magari di 3 anni fa che nessuno si cagava e che sono interessantissimi. Adesso non mi sto a fare la sfilza di film che hanno portato, però lo sapete com'è, no? Ora, per non tirare troppo in lungo, facciamo l'unboxing di questo. E mentre lo apro, poi dopo vi dico cosa c'è dentro tutto quanto, mentre lo apro, oh, che bello. Mentre lo apro vi dico che cioè, appena uscita in rete, l'abbiamo pubblicata anche noi sulla nostra pagina, la cover della prossima uscita di Midnight Classic, che è Il ritorno dei morti viventi. E la cover, insomma, questa copertina qua l'ha fatta Enzo Sciotti, che sta collaborando con Midnight Factory. Se non sai chi è Enzo Sciotti, apri la finestra e buttati giù, perché vuol dire che non capisci un cazzo. No, dai, scherzo. Se non lo sai, scrivi Enzo Sciotti su quel famosissimo motore di ricerca che si chiama Google e scopre tutto su di lui perché è bravissimo. Allora, ho tolto la carta. Allora, facciamo così. Intanto vi faccio vedere la copertina e il retro. E vi dico che la storia è questa. Amy, Buzz, Richie e Liz sono quattro. Io l'ho appena rivisto per caso e poi appena si intende 5-6 mesi fa. Oh! Il mio gatto. Qualcuno vuole un gatto? Ha 20 anni. Ha 20 anni. Non so quanto equivalgano all'età di uno. Comunque è tipo più vecchio di Gandalf, non lo so. Allora, io l'ho appena rivisto per fortuna. Quindi ho anche la mente fresca. Poi c'è la. Vabbè, la mia mente per quanto possa essere fresca. Amy, Buzz, Richie e Liz sono quattro ragazzi in cerca di una serata di divertimento, diciamo. Quindi decidono di andare in un Luna Park. Vengono attratti da questo tunnel dell'orrore e decidono di entrarci. Però per rendere la serata ancora più interessante, tra una canna e una bella ragazza con cui passare la serata, decidono di nascondersi dentro al tunnel quando praticamente è ancora attivo, così che chiuso tutto loro passeranno la notte nel tunnel dell'orrore. A me mi sembra proprio un'idea del cazzo. L'ultima cosa che farei nella vita è chiudermi in un tunnel dell'orrore. Da piccolo mi facevano paura di brutto. Se non l'avete visto, saltate, perché spoilero. Anzi, no, non spoilero, non spoilero. All'interno di questa giostra degli orrori, però, c'è qualcos'altro che vive all'interno di questa. Quindi loro, passando la notte lì, scopriranno che c'è qualcos'altro e succederà un bel casino. Quello che vi posso dire è che sulla storia, c'è un villain che è veramente bellissimo, realizzato benissimo. Probabilmente aprendo anche questo qua ci sarà qualche immagine, quindi non, sarà un po' spoiler questa immagine qua. Del resto non si può non mettere. Ok, quindi no, la soluzione che stanno usando ultimamente a libro è fighissima. La apro. Vedete, qua c'è il villain, che si vede solo un pezzettino, questo mostro,
che poi scoprirete. Lo stile è solito dei dischi con le sagome dei personaggi. E qua, anche qua c'è un'immagine di questo villain dipinta e disegnata. Vabbè, poi c'è il librettino dentro. Libro, vediamo se riesco. Eccolo, guardate una figata galattica. È veramente strafigo. È veramente strafigo. Fatto benissimo per l'epoca, perché era tipo il 1981. Boh, non lo so ragazzi, che cazzo sono, mica Wikipedia io. C'è il librettino e tre dischi Blu-ray, quindi ci sono tre Blu-ray. Ora vi dico cosa c'è nei tre Blu-ray. Allora, vi devo fare una confessione. Faccio i video con gli occhiali da sole perché così sembro più figo. Sembro più figo, ma non ci vedo un cazzo. Quindi, allora, contiene due versioni del film da Master HD, versione italiana e versione internazionale. Contiene il film inedito, aprite bene le orecchie, di Toboper Eggshells, restaurato in HD. Contiene il corto inedito di Toboper The Easter, restaurato in HD. Esclusivo La giostra degli orrori, intervista al regista Toboper. Vabbè, le solite interviste, quelle ci stanno. Commenti audio del regista Toboper, moderato dal filmmaker Tim Sullivan, e vabbè, ciao. The Barker Speak, intervista all'attore Kevin Conway. Arriva qualcosa di malvagio, intervista col produttore esecutivo Mark Lester. Carnival Music, intervista al compositore John Bill. Audio intervista con William Finlay. Commento audio del regista Toboper su Excel. Intervista sulla carriera di Toboper da Excel a Non aprite quella porta 2. Cioè, non lo... Stai zitto! Voglio ammazzare il mio gatto. Allora, io darei in pasto il mio gatto a questo qua. Adesso proprio. Farei anche un video da mettere sul canale. E niente, cosa vi posso dire su questo... Vabbè, intanto che anche questo qua è stato... Anche questa cover è stata disegnata da Enzo Sciotti. Una chicca che vi posso dire su questo film sono due. Una, vabbè, abbastanza una stronzata, però comunque fa specie. Praticamente questo film in Inghilterra è stato vietato per un errore di omonimia, perché si chiamava come un altro film molto violento che aveva lo stesso nome, The Fun House, quindi praticamente c'è stato questo errore. In realtà il film non è, cioè è un film horror, è violento, ci sono delle scene violente, ma insomma non è così violento, insomma. È un film horror, è un gran film horror. E tant'è, questo film qua viene dopo Non aprire quella porta. Spielberg, che era già praticamente il padrone di Hollywood, adesso la dico così, però Spielberg, cioè, quando ha messo a segno uno, due, tre film dei suoi, basta. Ora tutti pendevano dalle sue labbra perché aveva spaccato il culo a tutti. Quindi cercava un regista per... girare, perché lui non gira tutti i film che produce, per girare Poltergeist. Quindi quando vide The Fun House decise, perché gli era piaciuto, di affidare la regia di Poltergeist a Toboper. Quindi quanti intrecci ci sono in questo mondo, e sono anche molti di più a saperli tutti. Ragazzi, vi lascio il link in descrizione per acquistare The Fun House, Il tunnel dell'orrore. Se questo video vi è piaciuto, lasciate like, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.